vorremmo analizzare un attimo che cosa è successo durante il lockdown, come hanno reagito i centri clinici, sto persone non curate, non trattate e non in follow up per mesi e mesi, senza sapere più improvvisamente se erano uguale o no. Quindi volevo lasciare la parola alla dottoressa Latini e al dottor Giuliani del San Gallicano e poi a Simona Di Giambenedetto del Gemelli. Prima di tutto volevo ringraziare Filippo, Nadir, diciamo, e tutta la platea per darci questa possibilità di parlare della nostra piccola e umile esperienza. Sono, devo dire, un po' emozionato e nello stesso tempo onorato di stare qui di fronte a voi. È la prima volta. Io mi occupo di HIV all'interno della mia specialità da oltre 30 anni e ho vissuto piano piano tutto quello che Stefano brillantemente prima ci ha descritto e che riguardava l'HIV negli ultimi 32 anni. Grazie anche a Nadir per aver accolto, devo dire, con grande spazio il lavoro che abbiamo fatto e la piccola pubblicazione che abbiamo fatto sull'ultimo numero di Delta, che ci onora assolutamente. La dottoressa Latini purtroppo in questo momento è impegnata nelle vaccinazioni dei nostri pazienti HIV. Noi siamo un ospedale no COVID e questo sicuramente è una premessa doverosa per quello che vi dirò dopo, ma in questo momento abbiamo messo su anche secondo anche i criteri emanati dal Ministero e dalla Regione Lazio, abbiamo messo su, diciamo, un paio di stanze per la vaccinazione dei nostri pazienti, anche lì seguendo un triage legato alle condizioni cliniche, alle comorbilità e alle patologie pregresse. E quindi abbiamo ormai cominciato, abbiamo superato ormai una sessantina di pazienti e questa mattina purtroppo è di turno in questo momento al piano di sopra, ci saluta, vi saluta e spera di scendere a momenti. Siamo in contatto via Messenger e quindi mi stava dicendo che qualche minuto fa che era occupata. Io vorrei subito iniziare con questa nostra esperienza di cui Filippo vi ha annunciato. Noi appena sono usciti i primi sentori, diciamo, della necessità di fare qualche modifica fondamentale all'assistenza ai pazienti HIV, ci siamo organizzati e come piccolo centro romano, dico piccolo perché noi viviamo una realtà che è quella di un istituto venereologico che da sempre ha impattato l'HIV partendo dalle malattie a trasmissione sessuale oltre 30 anni fa. I primi studi che sono stati fatti a Roma sull'HIV venivano da pazienti con pregressa sifilide che l'Istituto San Gallicano aveva raccolto alla fine degli anni 70. Quindi la nostra esperienza legata allo screening delle malattie a trasmissione sessuale, soprattutto di quelle che oggi conosciamo come essere degli acceleratori epidemici per HIV, in questi anni ci ha condotto a mettere su un centro per HIV e AIDS che ormai ha circa 30 anni. Ci differenziamo naturalmente dai centri veri di malattie infettive, perché noi siamo un istituto dermatologico anche abbastanza autonomo su alcune cose, e questo, devo dire, ad onor vero, probabilmente ci ha aiutato anche in questo momento di grande emergenza pandemica. Tuttavia, con i nostri percorsi di qualità legati all'assistenza al paziente HIV e con le nostre caratteristiche anche di gestione dei flussi dei pazienti, mi riferisco per esempio ad un'agenda interna che noi abbiamo su cui sono programmate le visite di tutti i pazienti da qui a 2 mesi, 3 mesi, è stato un ottimo strumento per rispondere immediatamente alla necessità di chiudere anche l'ospedale ad una circolazione massiva di pazienti. Naturalmente partiamo dal concetto importante che voi conoscete meglio di me della retention in care in generale, quanto sia essenziale, soprattutto per questi 5 principali punti. Sappiamo che è utile per mantenere la soppressione virale, quello che diceva anche Filippo prima,
monitorare le condizioni cliniche generali, dove per condizioni cliniche generali intendiamo sia le condizioni strettamente legate all'HIV, ma anche tutto quello che poi riguarda le comorbilità e il benessere anche psicologico e neuropsicologico dei pazienti, sorvegliare gli effetti desiderati delle terapie, ridurre la trasmissione di HIV naturalmente, e questo per noi è un corner importante, è un cornerstone importante, che è l'acquisizione e il rischio sessuale anche per i pazienti HIV di acquisire altre malattie a trasmissione sessuale, e in generale, come dicono gli studi più larghi che abbiamo visto negli ultimi anni in letteratura, ridurre anche la mortalità anche per tutte le altre cause. All'inizio del momento pandemico, diciamo alla fine di febbraio, inizi di marzo, ci siamo fatti questa domanda con i colleghi. Come facciamo a rispettare le prescrizioni anti-Covid e come possiamo quindi modificare nel lavoro di assistenza al paziente COVID senza influire negativamente sugli esiti di quella che noi definiamo retention in care o HIV continuum? Abbiamo subito pensato che era fondamentale, anche per rispondere alla necessità di ridurre drasticamente la circolazione dei pazienti nell'ospedale, sia in parte per rispondere ai criteri dei DPCM allora disponibili, allora emanati, ma nello stesso tempo anche per ridurre il rischio HIV nei nostri pazienti, visto che noi abbiamo un ospedale, anche se monospecialistico, molto grande, dove ci sono, diciamo, bisogna abbattere anche il rischio di trasmissione, diciamo, all'interno dell'ospedale. Abbiamo subito pensato, e questo fa riferimento a questa pubblicazione che è stata pubblicata su Sexually Transmitted Infection qualche mese fa, e che fa riferimento alla metodologia che abbiamo usato. La prima cosa che abbiamo pensato è quella di fare un triage degli accessi, e attraverso quella grossa agenda di cui vi parlavo prima, un'agenda interna che rispetta anche confidenzialità e privacy, dove i nostri pazienti, diciamo, sono schedulati per le loro prossime visite, ci siamo messi telefono e mail alla mano a confermare tutte le visite già programmate in presenza solo per i pazienti che necessitavano del prelievo periodico per la valutazione sia viroimmunologica che ematochimica, per tutti coloro che non erano in soppressione virale in quel momento, quei pochi che noi abbiamo, ma che comunque vanno seguiti senza possibilità di interruzioni, anzi anche con controlli periodici più stretti rispetto alla mediana che noi applichiamo, e tutti quelli che necessitavano di valutazione clinica urgente sulla base anche di una valutazione per quel giorno delle cartelle cliniche. Naturalmente nessuna limitazione era stata posta per i pazienti con nuova diagnosi di HIV, che continuavano e hanno continuato, quei pochi, a venire sia dagli altri centri che dal nostro centro delle malattie a trasmissione sessuale, dove noi abbiamo programmi di screening periodico molto stretti, e questo ci consente spesso, ci ha consentito negli anni, di avere una proporzione molto ampia di diagnosi early. L'altra cosa parallela che abbiamo fatto era il posporre, quindi rinviare sempre attraverso velocemente nei primi giorni di marzo, sempre via telefono e via email, con l'aiuto di tutti i colleghi della struttura, la visita già programmata a coloro che avrebbero avuto accesso alla struttura solo ed esclusivamente, per esempio, per il ritiro dei farmaci. Noi abbiamo un grosso rapporto con la farmacia, che in questo ci aiuta molto anche in termini di orari e di flussi. Abbiamo rimandato tutte le visite che avrebbero previsto, che dovevano prevedere procedure diagnostiche non urgenti e magari rinviabili ai mesi o alle settimane successive al lockdown. Questi sono stati, diciamo, i tre cardini del triage che abbiamo applicato. In più, anche sfruttando una piattaforma che l'ospedale dermatologico aveva già a disposizione e che si è rivelata utile, fondamentale in questo periodo pandemico, abbiamo utilizzato e implementato un sistema di teleconsultazione
tramite servizio dedicato e anche piattaforma video per alcune persone e tramite messaggistica telefonica o di videochiamata. Naturalmente questa era stata una possibilità che anche in passato, devo dire, era stata più o meno occasionalmente messa a disposizione dei nostri pazienti, con cui abbiamo anche un rapporto di questo tipo, soprattutto basato sulle email e sulla messaggistica, e che abbiamo implementato proprio in quel momento. Questa, diciamo, sono stati i criteri di base, i criteri di un triage abbastanza rigido, che ci ha consentito alla fine, in un'analisi che abbiamo fatto e che i cui risultati preliminari sono stati oggetto della pubblicazione che conoscete, siamo riusciti a fare, diciamo, abbiamo effettuato tutti i prelievi periodici necessari, abbiamo effettuato, diciamo, tutte le visite che erano ritenute sulla base della valutazione della cartella clinica urgente o che erano nate e concordate col paziente nel momento in cui lo abbiamo contattato a causa del triage. La cosa importante è che tutte le dosi, e qui c'è stato, devo dire, un grosso lavoro, un grossissimo lavoro anche dei nostri farmacisti che hanno preso in carico e che hanno una, devo dire, una grossa esperienza con i pazienti oncologici, perché noi condividiamo una farmacia IFO con l'Istituto Nazionale Tumori, che è Regina Elena, e questo, devo dire, è stato probabilmente un fattore che ci ha aiutato. Molti pazienti oncologici, per le loro condizioni, già ricevono farmaci a casa e noi abbiamo utilizzato, diciamo, lo stesso cavallo di Troia. Abbiamo utilizzato, diciamo, lo stesso veicolo con una collaborazione molto stretta con i nostri farmacisti. Calcolate che oltre il 40% delle dosi sono state recapitate a casa o in recapiti specificamente specificati e attribuiti ai pazienti. Poi noi abbiamo una casistica, devo dire, che ha attrazione anche per altre regioni. Abbiamo pazienti, diciamo, che o lavorano fuori o anche hanno una residenza e hanno spesso hanno usufruito anche di questo per ragioni di restrizione. Devo dire che circa il 20% dei pazienti hanno utilizzato in una maniera o nell'altra il teleconsulto e un paziente su 10, diciamo, e quindi una cinquantina di pazienti dei nostri, oltre 500 che abbiamo in carico in questo momento, ha usato la messaggistica smartphone. La cosa interessante qual è stata? È che malgrado, diciamo, noi abbiamo abbattuto di circa la metà gli accessi in presenza in quel periodo, alla luce di questi risultati preliminari, ci è sembrato non modificare assolutamente nulla. Questo ce ne siamo accorti un po' dopo e devo dire che in questo momento abbiamo fatto anche una valutazione più attenta, naturalmente, di questo tipo di intervento emergenziale, e dopo i risultati preliminari già pubblicati, ma che comunque non utilizzavano, diciamo, molti parametri di esito, nel senso che non siamo, per esempio, non avevamo ancora valutato, per esempio, l'andamento della proporzione di pazienti in soppressione virale, che abbiamo invece utilizzato in una pubblicazione che in questo momento è in embargo perché è stata sottoposta, l'andamento della proporzione dei pazienti in soppressione virale prima, durante e dopo il lockdown, prendendo in considerazione qualche mese dopo il lockdown e ritornando indietro di qualche mese rispetto all'inizio, diciamo, della pandemia, utilizzando l'anno intero, settembre 2019 e settembre 2020. Naturalmente, oltre questo, sono stati approfonditi la valutazione delle variazioni, per esempio, dei parametri ematologici disponibili per ogni paziente, almeno ogni 16 settimane. Quindi di solito noi abbiamo una mediana di controlli intorno ai 4 mesi. Naturalmente, anche se qui c'è, diciamo, una variabile interveniente importante, che è quella del periodo del lockdown e comunque della pandemia, oggi moltissimi studi ci dicono
dell'impatto psicologico della pandemia su tutte le popolazioni generali, sulle popolazioni dei pazienti per tutte le malattie, e alcuni studi stanno emergendo anche per quanto riguarda l'impatto della pandemia sull'equilibrio psico-emotivo dei pazienti con infezione da HIV. E quindi anche questo mi sembrava e ci sembrava utile immaginare una sorta di screening veloce che non pesi molto anche sulla assistenza ai pazienti, su tutti i nostri pazienti, per i disturbi mentali comuni, soprattutto ansia e depressione, visti più che altro come disturbi mentali reattivi e che quindi che potevano essere utili per darci la misura, diciamo, di una risposta, di che tipo di risposta emozionale anche all'epidemia, un pochino indirettamente anche alla nostra assistenza, vogliamo definire come non molto cambiata, anche in confronto con parametri che noi già disponevamo all'interno delle cartelle cliniche per questo ambito di benessere. Questo, e qui mi taccio, un pochino dietro l'invito di Nadir, è stato il nostro contributo piccolo. Naturalmente ci rendiamo conto di non essere stati un centro di infettivologia gravemente, come dire, sobbarcato dai problemi legati a shiftare l'assistenza verso i pazienti con Covid o comunque verso i pazienti ospedalizzati, e quindi questo sicuramente ci ha aiutato. Abbiamo voluto fare però mettere su carta la nostra esperienza perché riteniamo che probabilmente con piccoli accorgimenti, probabilmente questo tipo di metodo può essere applicabile e poteva essere applicabile anche nell'immediato e subito dopo ad altri centri. Ciò che ci ha stupito moltissimo, io ricordo il comunicato pubblicato sul sito del Ministero della Salute, che diciamo con un tono un po', anche se un po' mesto, avvisava i pazienti HIV che molto probabilmente ci sarebbero state grandi difficoltà ad accoglierli nei centri, e quindi in un certo senso metteva le mani avanti su questa necessità di spostare l'assistenza, soprattutto del sapere infettivologico sul Covid-19. Questo un po', diciamo, ci ha responsabilizzato a capire noi forse che questo carico non dovevamo subirlo direttamente, a muoverci un pochino con le idee e ragionando un pochino sui flussi dei pazienti, e questo speriamo che sia in buona parte quello che siamo riusciti a fare e che oggi vi propongo. Naturalmente i dati che vi ho presentato e che vi presentiamo sono dati pubblicati e comunque sui dati preliminari. Posso solo dirvi che insomma anche alla luce di una valutazione più attenta di quello che abbiamo fatto sulle cartelle cliniche, sulle valutazioni un pochino più, diciamo, dei parametri che usiamo per la retention in care, sembra insomma che abbiamo tenuto. Vi ringrazio per avermi ascoltato e sono disponibile per le vostre, eventuali domande. Siamo noi che la ringraziamo per veramente per l'aiuto, e c'è un numero che lei non ha dato, il numero del Ticon Zero e il numero di oggi dei pazienti in carico presso di voi con l'HIV e a cui voi volevate appunto evitare il rischio di Covid. Ce lo dà? Sì, allora noi all'epoca dell'analisi che abbiamo fatto e del triage che abbiamo fatto avevamo 550 pazienti in carico. Oggi ce ne sono aggiunti qualcuno per via delle nuove diagnosi, che comunque in questo periodo, in questi ultimi 12 mesi non sono state molte. Quindi questo è il Ticon Zero e non ha avuto variazioni di sorta. Devo dire che, e questo a onor del vero, che siamo stati attrattivi anche per un bel po' di pazienti da altri centri del territorio. Questo per ragioni
che magari potete immaginare che forse sono legate al fatto di essere un istituto più libero, diciamo, dal problema Covid vero e proprio. E quindi a quel numero ci sono aggiunti anche dei pazienti che non sappiamo quanto temporalmente sono nostri graditi ospiti a cui abbiamo, diciamo, aperto la presa in carico nuovamente con delle relazioni che venivano dai colleghi degli altri centri. Secondo me comunque è molto importante che in un periodo di pandemia che non guarda in faccia nessuno, quel numero sia rimasto costante e che quelle persone si siano o salvate e comunque certamente non siano state colpite in maniera gravosa dal Covid-19, anche in presenza di HIV e di malattie. Dica. Ho dimenticato di darvi un dato. Noi abbiamo fatto uno studio su anticorpi anti-Covid che oggi è di circa 400 pazienti. 17 sono stati i pazienti con anticorpi positivi e abbiamo avuto 4 casi di polmonite ospedalizzata e un solo decesso sui nostri pazienti. Quindi questi sono i dati elaborati anche pochi giorni fa che mi sono dimenticato di dirvi. Quindi abbiamo avuto una prevalenza, diciamo, di infezione da SARS-CoV-2 poco superiore al 4% nella nostra casistica di pazienti testati, non tutti, questo per varie ragioni dovute anche a molti pazienti che non hanno avuto la possibilità di effettuarli perché il giorno magari che sono venuti c'è stato qualche problema, quindi però ne abbiamo fatto sull'80% dei nostri pazienti in carico. Abbiamo avuto solo un solo decesso di un paziente con molte comorbilità, con un BMI molto alto, e 4 casi di polmonite che sono stati, diciamo, ospedalizzati, di cui solamente uno in intensiva e 3 in subintensiva.